chi ci abita là? Marianna! Oh, benedetta donzella, dove può averli messi? Marianna! Il coniglio! Marianissima! È inutile, ho fretta, c'è gente che aspetta! Oh, povero me! Mi scusi, signore, ma volevo solo sapere... Via, Marianna! Che stai facendo qui fuori? Marianna! Non far qualcosa, sta ferma lì! No, no, cioè, va! Va a prendermi i guanti! È tardi! Ma tardi per cosa? È proprio questo che io... I guanti! Subito! Hai sentito? Mamma mia! Fra un po' anche Oreste mi darà degli ordini. Vediamo un po'. Se io fossi un coniglio, dove terrei i guanti? Serviti. Grazie. Non dico mai di no. Oh, no! Non di nuovo! Marianna! Stai a sentire! Marianna! Aiuto! Un mostro! Aiuto! Ancor uomo! Ancor uomo! Oddio! Un mostrissimo in casa! Capitano di Beccio! Di Beccio? Oh, povera la mia casuccoletta! Calma, calma, vecchio mio, non disperarti così, può anche trattarsi di... Oh, povero tetto travio, i miei poveri muri! Ecco! Oh, colossale! Non è vero? Fa qualcosa, capitano! Sì, davvero. Straordinaria situazione, ma... Ma cosa? Ma io ho già un piano strategico. Meno male. Sì, ma qual è? Lo spazzeremo via dal camino. Fantastico, ben detto, spazzalo via! Io? Non dire sciocchezze. Per spazzarlo via... ci vuole... Oh, lo spazzacamino con una scala. Oh, Biagio, Biagio lucertola, soccorri uno spazzolino con una cavola, un pazzascalino, puoi aiutarci? Lucerto, eccellenza. Biagio, ragazzo mio, sei mai sceso giù in un camino? Lucerto, eccellenza, sono sceso in più camini. Magnifico, magnifico! Allora infilati dentro a quello e tira fuori quel mostro. Hai ordini, capitano. Mostro. Aiuto! Così va meglio. Senti, Biagio, tu sei un eroe, un vero eroe. Sul serio? Diventerai famoso. Sul serio? Lucerto, questo sì che è fegato. Adesso calati giù. Roba da ragazzi, vecchio mio. Non hai che da avvolgere la coda al collo del mostro ed estirparlo. Ma, capitano... In bocca al lupo, Biagio. Bene. Biagio ha disertato. Povero Biagio. Forse dovremmo tentare un rimedio più energico. Sì, qualsiasi cosa, ma presto! Dunque, proporrei di... Sì, avanti, avanti, sì! Proporrei di... per Giove ho trovato, daremo fuoco alla casa. Ah, ben detto, daremo fuoco! Cosa? Oh, no! Lo voglio affumicar, così dovrà sloggiar. Un po' di legna prenderò, con questo fuoco accenderò. Faremo un bel falò e il mostro scaccerò. No, la mia deliziosa gabbietta. Il naso gli bruciam, i piedi gli arrostiam, e lì per lì gli dimostriam che mostri qui non tolleriam. Oh, mio Dio! Fiammifero? Fiammifero! Grazie. Noi non avremo pietà, quel fuoco sloggerà! Col fuoco sloggerà! No, non abbia paura, ma sono i miei mobili! Mamma mia, la cosa si fa seria. Non mi resta che... Oh, un orto! Forse se mangiassi qualcosa mi farebbe rimpicciolire. Ai, lasciami! Aiuto! Mi spiace, ma devo mangiare qualcosa. Non me, brutta cannibalessa! Aiuto! Mostro! Aiuto! Oh, è tardi! E io sono qui, invece di essere là! È tardi! Ehi, Dico! Hai un fiammifero! Ma chi? Vai! Allo, è tardi! Vediamo! Aspetti! Oh, signorina, ha un fiammifero! No, mi dispiace, ma... Signor Coniglio! Non c'è collaborazione, nessuna collaborazione! Ma non si possono ospitare mostri in casa! È già difficile tirare avanti senza di loro!